Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare il dissing al rondo di Gallagher e Traffic. Sono tornati, questa volta c'è anche un bel video musicale, insomma hanno sponsorizzato anche abbastanza questa roba del dissing e sono abbastanza curioso di sentirla, ma prima di farlo io ricostruirei un po' la dinamica dei fatti. Era il 2019 o 2020, non mi ricordo bene, fatto sta che Gallagher quel giorno si trovava a Milano e essenzialmente all'uscita di un ristorante fu pull-appato da Rondo da Sosa e degli amici, e diciamo che Rondo poi riuscì anche a tirargli uno schiaffo da dietro, che poi insomma non la cosa meno infame che esista al mondo, ma comunque ai tempi Rondo era un emergente milanese, quindi non era chissà quanto conosciuto, aveva droppato giusto un paio di singoli e quindi questa cosa gli diede una bella spinta in termini di hype, perché comunque fu caricato il video su YouTube da mezza YouTube, inclusi social boom e canali vari. Qui c'è per esempio gente che dice ma Rondo senza lo schiaffo di Gallagher non sarebbe nessuno. Io non sono totalmente d'accordo, perché sono dell'idea che Rondo da Sosa comunque sarebbe arrivato dove adesso, magari con più tempo, però ci sarebbe arrivato, perché ora, a prescindere dal tipo di musica che fa, che possa piacere o meno, la sua roba funziona perché ha una fanbase solida, sta facendo un sacco di ascolti e quindi a fare quello che fa è bravo per il pubblico che ha. D'altro canto però Gallagher e Traffic, diciamo che poi non hanno, soprattutto Gallagher perché qui insomma c'entra di più lui, non ha mai risposto a questa cosa se non comunque con qualche frecciatina buttata qua e là nelle Instagram stories, ma perché appunto ai tempi non gliene poteva fregare più di tanto, visto che Rondo da Sosa non aveva l'hype che aveva i tempi Gallagher. Ora le cose sono abbastanza cambiate, visto il blow up che ha fatto Rondo, e Gallagher e Traffic hanno deciso di rispondere, anche perché, come diceva Traffic nelle storie Instagram qualche giorno fa, lui essendo stato in prigione tutto questo tempo non ha mai avuto la possibilità di rispondergli e quindi hanno deciso di farlo adesso. Io ora, prima di insomma parlare di altre robe eccetera eccetera, ascolterei la canzone, così dopo tiriamo le somme finali. E come sempre, prima di cominciare con la reaction, io vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e lasciare un mi piace. Sei un broke nigga, flexi 20 blu, te fammi un Mac menu mentre sto contando il flus, prima di far la trap, 100.000 con il crap, te prepara un Mac menu. Torbella, Chicago, sfresciano le auto blu, ti sequestrano in mamma mia che flow. Dentro il petto, vuoi lo smoke? Vieni a Roma, ti sotterro. Roll up Rondo and some Fanto, I'm roll like sex, money, murder, gun and car. Ma che c'entra lui col dissing a Rondo? Vabbè. Negro uno contro uno, lo sai che ti distruggo. Robberi, ti levo tutto. Io ti schiaccio. Vuoi lo smoke, io ti sotterro. Nella tuta Smith & Wesson a Milano contro. Madre di Dio. Allora, la traccia di base, senza considerare il fatto che sia un dissing a Rondo eccetera eccetera, proprio come canzone, secondo me è una hit allucinante, è veramente cattivissima nella produzione, nel flow che prende Gallagher nella prima strofa, anche in quello di Traffic nell'ultima, cioè qua siamo di fronte ad un banger assurdo secondo me. Non ho ben capito ancora Afrik Hills che cosa c'entri con Rondo da Sosa, ma immagino che insomma gli abbiano proposto di fare sta canzone e lui l'ha fatta lo stesso. Se dovessi fare così una scaletta al volo, vi metto al primo posto Traffic, che secondo me è stato troppo cattivo, troppo devastante, poi Gallagher e ultimo Afrik Hills, che per quanto comunque sia ultimo secondo me non ha fatto per niente una brutta figura, ma ho preferito Gallagher e Traffic per il semplice fatto che nel dissing a Rondo hanno più motivo, insomma le loro strofe hanno più senso. Ecco, il video anche super curato sia nelle riprese che nella qualità, ma soprattutto anche negli effetti, ha anche la roba di mettere i sottotitoli ogni tanto, con poi tra l'altro proprio il font di GTA, molto figo, ricorda un po' per certi versi il dissing di Diamanti Razzisti contro Jamil, che comunque era una canzone di Gallagher e Traffic, però con dentro qualche frecciatina a Rondo. Essenzialmente viene ribadito il fatto che Gallagher e Traffic, malgrado tutto quello che è successo, siano tuttora i capi della drill e della trap, e su questo ho poco da dire, nel senso che comunque quando si tratta di fare pezzi del genere come questo, totalmente trap, totalmente drill, gli unici in Italia che si sanno avvicinare alla potenza, all'attitudine di quelli americani, secondo me sono Gallagher e Traffic. Forse non sono gli unici, ma sono quelli che si avvicinano di più a mio avviso, ma vabbè, questa è una parte soggettiva e del mio pensiero. Se invece la dovessimo vedere in maniera un pochino più oggettiva, diciamo che agli occhi di uno che
magari ha seguito la vicenda ma non è né fan di uno né fan di un altro, questa canzone potrebbe sembrare un tentativo comunque di riacquisire un hype che Gallagher e Traffic non hanno più come un tempo, vuoi o non vuoi, per tutte le vicende legali e no che sono successe. E visto che adesso Rondo da Sosa appunto sta up e c'ha una visibilità assurda, insomma, se rispondesse o comunque desse un minimo di attenzione a questa canzone, sicuramente Gallagher e Traffic potrebbero tornare viral. E questo secondo me il senso è quello in cui anche loro due un poco sperano, al di là di tutte le questioni personali che ci sono tra i rapper, su cui non entro in merito perché saranno cazzi loro. Quindi, riassumendo, Così su due piedi sicuramente è una dichiarazione di guerra, perché è una traccia super cattiva con dentro delle cose anche forti dette dai rapper. La domanda adesso è: Rondo da Sosa risponderà o lascerà perdere? Io sono più per la seconda, cioè a livello proprio di impressioni, come me la fillo io. Secondo me Rondo da Sosa, se ci dedica uno o due story, sarà già tanto, ma non penso che farà un dissing vero e proprio, perché per come la vedo io ora come ora non ha senso per lui dedicare tempo a Gallagher e Traffic in generale a questa vicenda, perché insomma ormai sta in Inghilterra, sta vivendo la sua vita e ha già svoltato con la musica. L'hype che doveva risucchiare a Gallagher e Traffic l'ha già risucchiato quel giorno a Milano, insomma. Comunque staremo a vedere, perché ripeto, è una dichiarazione di guerra, la traccia è proprio cattiva, aggressiva, quindi magari se Rondo da Sosa no, lo vuole fare un po' per lo show, un po' per comunque dire no, guarda, ce l'ho io il cazzo più grosso ancora più di te, magari potrà rispondere, non lo so, staremo a vedere. Comunque essenzialmente questo è tutto quello che penso su questo dissing. Sono assolutamente contento del fatto che Gallagher e Traffic siano tornati insieme in questo modo, con una straccia super cattiva, e adesso non ci resta che aspettare magari i loro lavori, che sia Faceshot, il tip di Traffic annunciato qualche mese fa, o addirittura R1Q17 volume 2, il joint tape loro. Al di là di questo, non so come si sia risolta la questione legale di Traffic, non so se è stato rilasciato per qualche mese, dovrà tornare dentro, o ha definitivamente scontato la sua pena. Insomma, vedremo nei prossimi giorni. Però sono davvero contento che sia fuori, che siano tornati insieme, perché come duo sono troppo forti. Voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda del dissing di Gallagher e Traffic, di Rondo da Sosa? Da che parte state? Anche se secondo me parlare di questo è un po' una stronzata, perché sono cazzi loro e noi diciamo che siamo il pubblico che possono vedere l'accaduto, però schierarsi da una parte e dall'altra non ha molto senso a mio avviso. Certo, si può simpatizzare, però boh, vabbè. Comunque scrivetemi tutto quello che pensate di questa canzone qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, perché è importante, così cresciamo tutti. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di video che carico. Condividete questo con tutti gli amici che conoscete, tutti i fan di Gallagher, Traffic, Rondo, andiamo up. Qui sotto in descrizione vi ricordo come al solito che ci sono i miei social, le mie playlist e anche il link al gruppo Telegram, quindi mi raccomando, vi aspetto un po' ovunque, seguitemi dappertutto così non vi perdete ogni informazione sui video che usciranno. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.